vuoi? Ma che vuoi tu? Gioco tu vuoi trovare e non sai dove cercare. C'è solo uno che ti può salvare e il suo nome è Gatti, se decidi. Oh cacchio, guardate lo schermo di questo gioco. Quando io parlo nel microfono lui lo sa. ASMR Gabby. Allora, non devo far troppo casino in questo gioco. Allora, ci sono vari nastri. C'è il tutorial, iniziamo dal tutorial. È praticamente basato su un ambiente liminale, quindi backroom style. Anomalous Retrieval and Containment. Ma adesso vedremo assieme, dai. Questo nastro è segreto, ARC 2000, va bene, livello 7 a caso. Gracie Chen, 12 anni, è una persona che è stata sparita giugno 27 1996, era a scuola ed è clippata. Anche Robert Chen, forse suo fratello, 18 anni, l'ultima persona che l'ha vista. L'hanno trovato questa cosa qui, l'hanno trovata in una videocamera, probabilmente al fratello. Questo è un nastro che abbiamo visto, quello che è successo. Ok, sta registrando. E anche la mia voce. Wow, posso nascondermi, così mi giro. Come funziona questa telecamera, dico? Giugno 30, 1996, ok. Devo prendere la torcia, qui. Wow, mi piace, è fatto bene, ok. Per adesso sembra fatto bene. Ho messo le batterie. Cavolo, bello, 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 mi sta piacendo. Non mi piace quella cosa in alto a destra, ma per il resto mi sta piacendo. Ottimo, la torcia funziona. Prendiamo le chiavi. Wow! Ok, sì, ovviamente tagli servono per far andare il flow. Qua mi posso abbassare, credo. Sì, devo entrare in quella scuola, ho capito. Ah, devo andare sul retro del camion prima di capire il tasto. C'è uno zaino. Chiavi. Perfetto. Ok. I'll find you, baby. Ti troverò. Quindi è suo fratello, che sa che sua sorella è sparita. C'ho un libro, il codex. Dei bambini continuano a sparire. La scuola è chiusa per l'estate. Insomma, sì. Sono spariti i bambini qua dentro per qualche ragione. E io sembro un uomo e parlavo anche come un uomo, quindi è molto preoccupato, ragazzi. Non è che ho una chiave per entrare. Non posso entrare qui. Magari è sotto il cono, vedi? No, pensavo. Ah, aspetta, posso entrare alla vecchia maniera. Sì! E così abbiamo fregato il tutto. Chi l'avrebbe detto che per aprire una porta basta tirargli un mattone addosso? Funzionava anche su Amnesia the Bunker. Non funziona l'energia, devo trovare una stanza. Oh, cavolo. Cavolo, però mi piace un casino, mi fa strassia. Sto gioco sembra fatto bene, finalmente un gioco liminale fatto bene, con una storia, con una certa qualità. Era da un po' che non li vedevo, anche poi devi aprire le porte, le apri proprio stile Amnesia, devi proprio muovere. Ok, ecco qua dentro. Però devo dirvi, è un casino aprire le porte. Ok, perfetto. Zic. Oh, abbiamo le luci. Oh! Che sta? Scusa? The Classroom sta generando il livello. Perché viene generato casualmente, lo sapete, il livello in questo gioco. È procedurally generated. Oh no! Qua c'è un bottone. Non so, ragazzi. Bello che posso togliere. Mi piace che puoi prendere tutto in questo gioco e spaccarlo così. Dentro. Batteria mia. Ok, ragazzi, io ho acceso le luci, quindi posso tornare di sopra. Corriamo, dai, non perdiamo tempo adesso. Dove sono i malanni, i malvagi? Oh, dove sono? Dove cacchio sono? Oh, non va bene. Perché quella faccia inquietante nella lavagna? Why so serious, bro? Non vedeva l'ora di incontrarmi. Quelli erano i giorni che contava. Un vecchio televisore. Forse devo trovare una videocassetta, ma non ce l'ho al momento. Devo trovarla. Ok. Abbastanza inquietante, se me lo chiedete. E qui? È tutto casuale.
No, vabbè, pieno di computer tipo stile Windows XP. Tutti uguali, tutti Asbenz OS. Ma che OS è? Dov'è il mio vecchio Windows XP? Questo è Windows 98 poi. C'è una parodia di Windows 98. Tra l'altro il mostro mi sta sentendo, eh? Se mi senti ti puzza il sedere. E levati! Sempre in mezzo. Ho bisogno di item, batterie, non so se adesso... È un casino capire come aprirli, ma sto capendo. Niente di niente. Prima o poi la troverò. Prima o poi la troverò. Questa chiave troverò. E mi sballerò. Ah, puoi aprire anche i condotti, oh no. Perché? Oggi è un bel giorno per abbracciare il vuoto. Oh! Perché? Dove è andato? Oh, cavolo! Non devo parlare. Questa è l'uscita. Cacchio, ho bisogno di una chiave per uscire. Cos'era quel coso? Cosa cavolo era? Oh, melma! Ecco da chi dovevo scappare. Una creatura demoniaca e ora l'ho spawnata e vuole giocare con me. Aspetta, l'Ark. Ho trovato un'entrata del codice. Item 216. Entità malefica. Arch 216 è un'entità malevola! È una figura umanoide, ha un mantello. È tipo un SCP. Ti continua a seguire. Vuole uccidermi, ovviamente. Allora, se spegni tutte le luci, lui sparisce. L'unico modo per mandarlo via è così, altrimenti ti uccide. Torcia, qualsiasi cosa con luce artificiale e via. Ok. Quindi se lo troviamo, niente luce artificiale. Quindi devo stare al buio. Ciao, bellezza! Come stai? Hai qualcosa per me? Non uccidermi. Questi non sono genere scuse. No! No, 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 perché? Però ho trovato una chiave. C'è anche una bambola. E quella che SCP è? Non importa. Lo sculaccio comunque. Credo che la chiave vada in una di quelle altre porte. Ehi! Che vuoi da me? Che vuoi? Basta! No, non piangere! Ti odio! Oh no, non giochiamo a questo gioco, figlia mia! Dammi la chiave! Ah ah! Te chiudo fuori! Ops! Non puoi farmi niente! Non può aprire la porta, vero? Ah! Che ridere! Ma ti infilo questo in faccia così. Sarebbe da infilarglielo in testa. Mi immaginate se funziona? Tipo Skyrim. Vengo presto a sculacciarti. Interessante, interessante. Mi piace, mi piace. Non pensavo fosse. Pensavo fosse un gioco di cacchino. Schifoso. Cosa ho preso intanto? Una chiave dell'ascensore. Quindi possiamo andare nell'ascensore? Posso infilartelo in testa? Ragazzi, non è violenza su bambini. Questo non è un bambino. Ha 5.000 anni, sta bambola. Ecco. Aspetta che iniziamo a mettergli peso. Che... Giù! Oh, adesso non c'è verso che ti sali. Dammi qua. No! 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 Stai fermo! Ok, forse ci ho giocato troppo. Devo ripartire da capo? Ma stai scherzando, vero? No! No, c'ho le chiavi, c'ho le chiavi, c'ho le chiavi, c'ho le chiavi. Oh no! Figlia di trota. Figlia di trota. Se c'è la porta chiusa, è buono. Perché? Perché ci sono delle serie tipo rituale?
Tipo quando facevamo i gruppi a scuola, no? Quello è. Vabbè, dai, devo trovare l'ascensore. Via. Stai buona. Sento una voce. Sento una voce. Ferma. Da lì arriva un mostro, sicuro. Oh cacchio. Oh cacchio. Non posso usare i condotti, no? Non posso. Non posso. Sei buona. Devo chiuderla dentro. Devo chiuderla dentro. Sì. Un, due, tre. Ciuppa. Ah! No! Porca trota! Non si può uscire dalla scuola, siamo murati dentro. Oh. Però è un buon luogo per nascondersi. Porca vacca. Porco. Oh. Godo. L'ascensore. L'ascensore. Scusate, non potevo parlare. Attiravo tutti i mostri. Chi? Chiave. Chiave. Sì. 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 Hocus pocus. Che bellezza. The classroom, ragazzi. The classroom. Ci sono sempre mostri diversi. È orribile sta cosa. Dove sono adesso? Nella libreria. Perché sono nella libreria? Ho trovato un nuovo libro. Cosa dice? Rosemary è mia sorella? Io sapevo di non essere sicuro qui. Proprio come ho detto prima, i documenti che ci hanno dato non dicevano molto. Ma tutto è così misterioso. Alcuni fogli danno delle istruzioni, tipo stai lontano dalle stanze buie, dai condotti ventilatori, nasconditi negli armadietti. Tutte robe strane. Come se fosse un esperimento. Ma adesso so perché mi hanno dato una bussola. Non è una normale bussola che punta a nord. Ci aiuterà a ritornare nella scuola. È l'unica speranza. I fogli dicono che ci sono anche dei punti per rifugiarci. Li hanno costruiti prima che l'incidente accadesse. Quale incidente? Ne ho visti tanti per ora di incidenti. Aspetta, ho preso più batterie il possibile perché ci servono. Ok. Sì. Oh, fantastico. Vuoi vedere che questo... cosa mi uccide? Wow! Che vuoi? Wow, che vuoi tu? Ok. Credo che non dovessi urlare. Questa volta starò più attento. Mannaggia, lì tipo palloncini. Ora vedete. Libri. Mettili qua. Tutti quanti. Tutti sti schifosi. C'è un orecchio molto fine. Sto scorpio, sto orecchio. Ma lavatelo.
Ma come lo sapevi? Ok, sarà un'avventura silenziosa questa. Bla bla bla. Dai! Dammi qua. Ho provato geografia, mamma mia. Che balle, sembra che venga sempre da me. Che scatole. Uffa. Piano piano, adagio adagio. Adagio adagio. Ci allontaniamo dal malvagio. Adagio adagio. Una foresta di scoregge. Della musica, questa la può distrarre, ma non lo voglio portare qui. Libri. Ho due libri. Ho tre libri. Oh, cosa ho trovato adesso? È l'inferno, questo non è vero? Io sapevo che sarebbe toccato a noi. Jacob, ci hanno dato questi documenti, dicendoci cosa prendere in questo posto. Ma non abbiamo avuto un momento per leggerli. Ci hanno buttati dentro e ci hanno lasciati senza acqua e cibo. Tutto quello che ci hanno dato, quella stupida torcia e una bussola. Una cosa però ce l'hanno detta. Se vogliamo uscire vivi di qui, dobbiamo memorizzare questi codici nella memoria. E me li ha cancellati, grazie. Grazie Jacob, utilissimo. Non ho i codici, non ho un cacchio. C'è un cacchio di palloncino che viaggia attraverso... Schifoso. Sac. Dizionario di russo. C'è altro qui per noi? Sì. Sì, sì, sì. Aspetta. Ok, quanti ne ho trovati? Ne sto trovando parecchi. Ah, l'entità della bambola. Ok, abbiamo già capito cosa fa. L'abbiamo visto con i nostri occhi. Non sto lì a leggerla, ma potete guardarlo voi se volete. Ok, ho trovato tre libri. Credete che bastino? L'orecchione è lì. Il nostro amico Recia Becia. No. No, 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 no. No, 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 no. Basta. Cosa c'è qua? Quattro libri. E io ne ho tre. Devo trovarne ancora uno. Dai che è qua. Sì! Ti ho trovato, maledetto! Scorreggioni. Questo è l'ultimo libro. E siamo fuori anche di qui. Dai! Addio, schifoso! Addio schifoso! Guarda, gli metto pure. Vai, pigliatelo! Guardiamolo rosicare. Guardiamolo rosicare. Proprio scafaggio. Oh, oh, oh. Per un pelo avevo paura che potesse entrare. Fatemi uscire di qui. Che vuol dire? Qui. Qui. C'è una nuova zona. I bagni. Il cavolo di bagni. Oh no. Avevo visto un video. Qua c'è il mostro peggiore. Qua c'è il mostro peggiore, porca trota! Non il mostro dei bagni! Oh no! Oh no, è l'ascensore, perfetto. L'ultimo livello, dai che lo vinciamo. Dai che lo vinciamo! Dai che si sfonda tutto, fratelli! Oh no, cavolo! I bagni! Dammi la torcia, va. Questo è il livello più infame. Yay! C'è nessuno?
vuol dire? No, no, ma c'è qualcuno qui, ragazzi. Chi va là? Comunque è uno dei giochi più belli che ho giocato, eh. A tema stranzioso. Veramente non pensavo fosse così bello. Uno dei più divertenti. Ci sono ancora questi posti che non so come aprire. Dovrei avere un cacciavite, ma non ce l'ho. Vaffanculo. Ma cos'è sta rana? L'ho fatta arrabbiare, si è sentita presa in giro. Vero? Vero che si è sentita presa in giro? Il mammalucco babbeo? Porca vacca, avete visto che cos'era? Hello? Vieni qua! Ah! Ma come ha fatto? Può entrare nel bagno? No! Bruttissimo! L'evoluzione dell'SCP-46. Adesso è sotto sopra. Quando ti prendi... Mamma mia, vi immaginate una doccia di melma la mattina? Quando stai per diventare pelato devi mettere un po' di... concime, no? Adesso è tutto diverso però. È molto più grande. Quindi c'è quel cacchio di mostro che viaggia in sti bagni. Ma vaffan bagno. Ma vaffan bagno davvero. È un labirinto. Sei un rompi, sei un rompi. Dietro. È qui, cavolo, è qui, cavolo, è qui. Dove? Dove cacchio sei? Cretino. Basta far versi, hai rotto. L'ho fatto arrabbiare. Che bello. Questo non è... cioè, questo ti vede. Ti sente e ti vede. E devi far di corsa. Devi fregartene, devi correre. Stupidi cessi. Vai, 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 uscita, uscita. Uscita tutta la vita. Uscita tutta la vita. Dreniamo st'acqua. Che ho fatto? Ho avuto fortuna? Perché sto tirando sull'acqua? No, 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 sta andando su. Sta andando su, porca trota! Morirò soffocato. Ma perché sono deficiente? Almeno soffoca anche il mostro. Godo. Ma vaffan bagno! Sfonda le pareti!
Dai. Non so che fare. Scampera. Abbiamo perso 17 vite, dicono. Troppe entità nella scuola. Allora, sappiamo che sono dei test. 47 nuove locazioni dentro lo spazio. Tante anomalie e oggetti anomali. E la struttura è misteriosa. Probabilmente vogliono conquistare la Terra. E devono studiare delle contromisure. Lo facevano per salvare la Terra. Ok, siamo andati avanti. E questo è buono. L'importante è uscire da sto posto, da dove camperà lui. L'importante è questo. Devo solo trovare una via d'uscita, dai. Solo una via d'uscita. Solo una via d'uscita. Sì, non era questa. Oh, è qua dove sono venuto. Ma porca trota, se è così, oh... uscita. Attenti che il pavimento è bagnato. Oh cacchio, ciao. Vediamo se sì, sta suonando. Sì, vieni, vieni, guarda che brutto, guarda che brutto. Scemo, scemo, che retese, se ne va. Dai, in castigo, col cappello d'asino. Dato che siamo in una scuola. Wow, 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 basta, basta acqua. Mi sento un pesce, c'ho i calli, c'ho le verruche ai piedi. Ma siamo riusciti ad andare via. Cosa c'è qua? The dark rooms. The back rooms, the dark rooms, the troll rooms, le... No, c'è un'altra piscina, basta, basta acqua. Oh, cacchio. Se vado lì... Ok, devo togliere la corrente altrimenti mi elettroshocco se vado lì. Quindi andiamo qui. C'è ancora il bimbo bombo. Che cacchio state a fa? Non capisco ancora perché ci sono questi condotti. Dove conducono, messer? Vorrei saperlo. Devo togliere la corrente. Adesso prima la devo mettere, poi la devo togliere. Bro. Bro! Vai buono. Eh? E tu che cacchio sei? No. No, no, no. No. No! No! Ok, quando... Mi può uccidere solo quando sono al buio, credo. Wow! No! Quel coso mi segue! Melma. Dammi la luce. Ma smettila! Ma mi vede? No, uno schifo. Oh no. Quando entra mi toglie la luce. Dammi le torce. Non puoi uccidermi.
Non hai il diritto. Ok, lui toglie la luce e può uccidermi solo al buio. Fantastica sta meccanica. Che brutto, schifoso. Posso uscire? Posso uscire? Dai, per fortuna sono pieno di torce. Non puoi uccidermi. Non puoi uccidermi. Non puoi. Non puoi. Non puoi. Devo trovare il punto dove staccare la corrente. Non posso andare altrimenti lì. E non so dove devo andare. E dai. Ma che cacchio. No, no la bambola. No la bambola. Ciao bellezza. Ah, quindi se la tocco anche da davanti mi uccide. È fantastico. Eccola. La power. Qua dentro la posso togliere. È ancora peggio se la tolgo. Però devo farlo. Melma. Sì. E questo è un problema. Questo è un problema. Ma devo farlo. Cavolo, adesso mi aspetta la bimba. Dov'è? È qua. Cacchio, è qua. Cacchio, è qua. Dove sei? Oh, gli è passata davanti, gli è passata davanti. No! Ma dai! Che balle! Tutti li ho collezionati i jumpscare. Tutti. Posso andare attraverso i condotti ora. No. Sì, sì. Torno a casa, baby. Torno a casa, baby. Torno a casa, baby. Sì. Era questo? Credo di essermi sposto. Aspetta. Sì, ho tolto la corrente. Posso andare per di qua. Non c'è più l'elettricità. Vai. Ma dove finisco? Sempre acqua, poi. Soffoco, mi manca il respiro. Oh sì, eh beh ovviamente. Friend, punto di domanda. Non credo proprio che quello sia un amico. Sembra molto inquietante. Chi è l'amico? C'è l'uscita? Posso andare per di qua? Uscita! Oh! No segnale. Ho vinto? No, non ho vinto, sono morto. Non c'è più friend. Però c'è. Non aprire i tuoi occhi sott'acqua. Wow. Che bello. No, vabbè. Liminal, liminal, liminal space. Liminal, liminal, liminal space. Cantate con me! Liminal, liminal, liminal. Che? Chi è? Che stiamo dicendo? C'è qualcuno? Devo trovare l'uscita? Wow. È la tana del bianconiglio. Fenicottero. Il cloro brucia. Fa male il cloro. Il cloro distrugge. Il cloro ammazza. Un altro scivolo. Yeah! Dove cacchio sono finito? Mi teletrasporto in giro?
Ho trovato un nuovo codice. Maschera più occhio più luna. Se guardi sott'acqua con la maschera, vedi l'uscita. Forse è qualcosa del genere. Posso scendere? Ah, posso anche buttarmi da qui. Ma preferisco il classico metodo. Wow. Siamo di sotto? No, mi teletrasporta in giro. Questa cosa mi mette alquanto in agiatezza. Non so davvero come uscire. È un labirinto, sembra. Questa è una tavoletta. Ah, sì, ok. Chi sta issacassando? Oh! What? What? No! 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 Quello. Ma perché exit? E tu fai exit e poi non exit? Ah, non posso... Ho capito. Se voglio uscire ho bisogno della maschera. Perché il cloro brucia gli occhi, vedi? Tutto quello è cloro e mi brucia gli occhi e non posso andare. Ok, ha senso. C'è una cacchio di serpentona. Ho sentito il loro parlare, il loro sussurrare. Sussurra! È un cacchio di serpente quello. È il basilisco di Harry Potter. Non so che cacchio di senso ha sto posto. Dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Che sta? Che è stato adesso? C'è uno che mi segue? Ho letteralmente visto uno strano essere. Ma non so cosa volesse. Era un altro bambino. Scivolo! Divertente! Oh! Ho trovato la maschera. Quindi... Però sono rotti. Vanno riparati. Non possono essere indossati. Grazie, eh. Molto gentile. Io ho paura di buttarmi, ok? Che c'è l'acqua, ma... Fa ansia. Una volta mi sono buttato in piscina da un trampolino alto. E mi ha fatto molta ansia, devo dirvi. Friend? Proprio per niente. Non posso neanche troppo parlare, perché quel coso... va in giro a caso. Devo assolutamente trovare un modo per attivarlo. Oh no. La tana del fenicottero. Un altro foglio, vediamo se dice qualcosa. Ho completamente perso il senso del tempo. Sarà passato un mese o anche un anno, non importa. Ho trovato un fascicolo che aveva il codice 608. Hanno detto che questi documenti non dovevano essere letti, ma chi se ne frega, lo sai? Siamo solo burattini in questo stupido gioco. Meno male che li ho letti, perché l'oggetto 608 è la ragione per cui loro ci hanno avvertiti di stare lontano dall'oscurità. È qualcosa come un incubo. Questi cosi viaggiano nei condotti, e quando le luci sono spente e ti uccidono, ma quando le luci tornano, puff, sono spariti. Forse cambiano forma, non lo so. I documenti sono tutti vaghi e criptici. Grazie al cielo non ne ho ancora visto uno. E spero che rimanga così. Ma mi sa che il nostro Jacob è il sommozzatore che è morto. Cosa ho trovato? Una moneta. Perché una moneta? Luni. Luni tuni? Quanto è pericoloso sto posto? 7? Dai, per un serpentello? E qui? Keycard. Ah, oh, devo andare sotto. Ma se vado sotto muoio probabilmente, devo togliere l'acqua. Quindi devo trovare una keycard e poi potrò scendere. Ho paura che se vado sott'acqua muoio. Non ci tengo a provarlo, sicuramente muoio. Devo abbassare l'acqua con la keycard. Quindi dobbiamo trovare la keycard. Potrebbe essere ovunque. E ovunque. Lo riesco a sentire. Ok. Come vuoi tu. E dammi la keycard. Ok, qua parla del serpente. È anomalo. Devi subito star fermo quando lo vedi. L'entità sente i movimenti. Ok, le cose ferme lei non le uccide. Cucci cucci cucci. Wow, posso saltare qua sopra? Sì, funziona. Dai, andiamo, cigno. Ottero il fenicottero. Ringo il flamingo. Ve lo ricordate? Ringo il flamingo. Dai, Ringo il flamingo. Se sboccia tutto. Un altro scivolo! Yeah! Ma lo prendo! Al diavolo sti mostri! Wow! Fantastico, divertente! E se mi buttassi qui? Beh, io ci provo. Si può! Si può! Si può!
Un altro oggetto. Sto coso. Perché? Dicono. Ah, lui è il friend. Lui è il friend. Tu sei il friend. Che vuoi da me? Perché continua a sparire? Non so il perché. Devo seguirlo. Forse devo seguirlo. Mi porterà. Mi porta al sicuro. Ehi, sono amico. Io, amico. Io, Ezri, amico. Willy, Willy. Punto. Forse vuole portarmi da qualche parte. Mi porta dalla keycard. Mi porta la keycard. Dai. E dammi una mano. Non trovo la keycard. Sì. Ottimo, mi sta guidando. Lui ci aiuta. Sei per di qua? Non è per di qua. Ma devo seguirlo. Ma vaffan bagno! Sono stato fermo, ma mi è andata proprio in bocca. Fanno solo schifo ste razza di entità. Io ho bisogno della keycard. Cavolo. Ah, l'ho trovata! Era così, a casaccio. E l'ho trovata, livello 1. E si può scendere. Ora devo solo ritrovare quella. Dai però! Mi camperava qua il bro! Mi camperava sotto lo scivolo! Bene. Andare qui. Ti seguo io, eh. Ti seguo, bro. Ti seguo. Un'altra keycard, livello 1. Ma ne ho già una. Non mi serve, bro. Sei tu. Bravo. Mi sta portando al sicuro. Oh, l'ho trovata! Me l'hanno nascosta tantissimo! No, non vanno le keycard precedenti. No. Sì? Sì, vanno! Vanno! Meno male. Wow! Che è sta roba? Quindi devo andare al piano di sopra? Non ci credo. Ma chi c'è di sopra? Ho sentito dei brutti rumori. Mi scusi? Un party per me. Un forno a microonde. Oh no. C'è qualcuno di nuovo. È tornato un mostro. Si è aperta una gabbia. Ah, quella là. Dall'altra parte. Quindi posso andare all'uscita. Una gabbia è andata. Ma qua cosa ci devo mettere? Gli occhiali? Sì. Ok. Mi ha detto di mettere gli occhiali su qua. E la luna. Era così la scorsa volta. Non so se... No, sono ancora rotti.
Maschera, più occhio più luna. Sì! Dovrebbe andare. Dai. 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 Ma che ci abbiamo fatta, bro? Wow! Cos'è? Oh, ok, posso registrare sott'acqua. Adesso posso registrare sott'acqua, ma pensavo... Ah, ok, perché io sono la telecamera e quindi posso andare sott'acqua. Credo. Credo che funzioni così. Bene. Allora, intanto la tolgo, poi la metto. E possiamo passare, credo, sott'acqua per fare la registrazione. E non romperci la telecamera. Credo che funzioni così. Bene. Adesso dobbiamo fare fare. Adesso dobbiamo stare buoni. Una cosa. Proviamo. Le cose. Ma dai. Però in teoria ho già preso tutto, quindi adesso c'ho la cosa e posso andarmene. Grazie, mi hai solo aiutato. Mi hai solo che aiutato, bro. Posso andare. Via. No. Però devo aprire la grata. Ecco cosa c'era di là. C'era la grata per poter andare. Ah, l'ho fatta apposta. E questo cos'è? Oh. E questo che cacchio è? Ah no, ok, è uno scivolo. Sembrava chissà cosa. Ah, sono ore che sono qua dentro. Non trovo una via d'uscita. Ok, ho trovato altri fogli che parlano che questo posto è una sorta di rituale dove mandano bambini. I bambini devono per forza essere tipo politeisti. Non so per quale motivo. L'ho trovata. Che felicità. Il problema è che appena uso la mia carta arriva il vecchio, vecchio schifoso Barbagianni, e rompe. E lo faccio svegliare. E lo faccio svegliare. Che bello. Eccolo. Eccolo. Mamma mia, non so come sono riuscito a scappare. Con la forza della disperazione, però. Porca, c'era anche il serpente. Dai, andate bene. Andate bene. Ma guarda che schifoso. Sarà dura, sarà davvero dura. E se muoio, devo rifarmi tutto.
Non c'è verso. Io non mi rifaccio tutto, ve lo dico già. Non mi rifaccio tutto. Ve lo giuro su quel mostro storto. Devo tornare indietro. Devo correre. Devo correre. Gioco tu vuoi trovare e non sai dove cercare. C'è solo uno che ti può salvare e il suo nome è Gatti. Se decidi lì, devo andare dal mio amico. Arrivo. No! No! Dai. Pensavo di essere morto. Ok. Tutti qua. Sto gioco fatto col sedere. E pool rooms adesso è chiusa, vero? Adesso è chiusa. Sì che è chiusa. Che bello, è chiusa. Dai però, 3 ore, fatto male qua. Hai fatto male, il mostro va troppo. Sembra che stia sempre appresso a me. Dai, me lo guardo. Dai, mi fermo qua. Veramente troppo Rosic. Ecco. Oh my god. Sì, finalmente ce l'ho fatta. Guardate che pro che sono. Ah! Posso andare. Sì, tutti gli oggetti finalmente son riuscito. Wow, c'è anche un occhio. C'è un cacchio di occhio che ti guarda. Bene. E poi va avanti, sì sì, vabbè, bello. Prendi l'ascensore e scommettiamo. Ehi, new level coming soon. Ok, tutti spazi liminali abbiamo visto, sì sì sì. Bello, bello, il gioco è bello in sé. Poi è diventato un po' snervante col tempo. Diciamo che forse potevano bilanciarlo un attimino di più. Si vede che i mob vanno un po' a casaccio. L'idea di base è buona, ma i mostri, gli ambienti e tutto potevano fare qualcosina in più, non lo so. Però non è facile fare gioco. Poi il gioco è liminale, non ci deve essere tanto. Beh ragazzi, questo era tutto per The Classroom. Un gioco comunque molto bello d'atmosfera che mi ha fatto cagare a spruzzo tutto il video. 50 minuti di. Vabbè, dai, ora è finito. Ci vediamo quando verrà aggiornato. Sono